Buongiorno amici del Desenzano Calvina e bentornati sulla nostra web TV. Oggi ancora un incontro con un protagonista del calcio Desenzano Calvina, in questa finestra alla quale abbiamo dato il nome di A Stretto Contatto. A proposito di questo, prima di andare a presentare l'ospite di oggi, occorre ringraziare tutti voi per il seguito che ci avete dimostrato in questa iniziativa. Grazie alla vostra importante partecipazione ci avete permesso di ottenere numeri davvero importanti in fatto di visualizzazioni e di like. Torniamo all'ospite di oggi. Nella sala stampa dello Stadio 3 Stelle di Desenzano, diventato durante le riprese un set televisivo vero e proprio, un altro allenatore dello staff del settore giovanile, Tiziano Vezzola. Benvenuto, mister Vezzola. Grazie dell'invito. Mister Vezzola, lei allena il gruppo 2008 esordienti giovanissimi, quelli del secondo anno. Do due cenni su di lei, la presento ai nostri ascoltatori, mi corregga se sbaglio. Ha iniziato a 15 anni a giocare a livello competitivo con il tesseramento nella AC Salò, all'epoca solo Salò. Poi il passaggio al Gavardo, che a 17 anni lo getta nella mischia facendo le giordine in prima squadra. Sì. Dopo tre anni prova l'avventura fuori regione, giocando un campionato di promozione in Trentino, sì, giusto? Sì, esatto. A Condino. La squadra si chiama Condino? Sì, Condinese. Condinese, perfetto. Torna poi nel Bresciano per vestire la maglia del Vestone, sì, e dove conquista tre promozioni in sequenza. Poi un infortunio rallenta la carriera, riparte dal fondo della terza categoria per amore del calcio, solo per quello presumo. Sì. E termina la carriera a Rovolciano. Qualche rimpianto, mister Vezzola? No, diciamo che ho dato proprio il tutto in quegli anni che ho giocato, mi sono divertito, ho ottenuto anche delle belle soddisfazioni. A 17 anni esordire in prima categoria non era poco allora, perché era un calcio più competitivo, più maschio, più, diciamo, il livello era alto. Mi sono tolto le soddisfazioni anche giocando in promozione fuori regione, dove ho conquistato anche un passaggio all'eccellenza, perciò... Diciamo che insomma qualche ricordo da tenere, da mostrare ai nipotini ce l'ha, sì, ecco, diciamo così. Sì. Poi la carriera di allenatore la vede sedere sulle panchine tra allievi e juniores di Salò, Padenghe, Rezzato, Sirmione, Vobarno, Roevolciano... Prodesenzano. Bravo. E Valtenesi? Sì. Benissimo. Poi Feralpi Salò prima di arrivare qui a Desenzano. Di queste due carriere, di cosa va più fiero? Dell'esperienza acquisita da giocatore o da allenatore? Ma a questo punto io direi che di più quella da allenatore, perché ho ottenuto anche il merito di vincere due panchine d'oro, vincendo dei campionati, avendo delle bellissime soddisfazioni, conoscendo anche a livello umano, ho conosciuto tantissimi ragazzi che mi hanno reso felice, e in più anche tuttora quando li incontro mi salutano volentieri e addirittura a volte ci troviamo ancora con dei ragazzi che... È bello così, perché comunque a volte è proprio il caso di dirlo, che a volte l'allenatore diventa un genitore aggiunto. No? Sì, esatto. Sì. Ma ecco, tornando all'argomento di prima, fra il passato e il presente, che analogia trova fra le sue esperienze passate qui e quelle fuori da Desenzano? Guarda, quando mi hanno fatto questa proposta di venire a Desenzano sono stato molto felice, perché ho visto che è una società che ha degli obiettivi, vuol crescere. Addirittura quando ho parlato con i responsabili mi sono buttato proprio contento per il fatto che avete dei bei obiettivi, volete crescere e vedo tutte le giuste, condizioni. Condizioni per arrivare a togliersi fare delle belle soddisfazioni. Sì, senta, sì. Le volevo chiedere, lei allena dei ragazzi dove la costruzione dell'atleta avviene proprio attraverso la tecnica, la preparazione, ma è stato proprio questo il motivo della sua scelta di allenare in una fascia di età così particolare? Allora Nando, ti racconto un piccolo aneddoto. Ho sempre allenato allievi e juniores, sempre. Poi quattro anni fa ho preso un anno sabbatico e il responsabile della Feralpi Salò, Norbis Fabio, mi propose di fare l'allenatore dei piccoli, diciamo, di questa età, dei 10 anni. E mi sono venute in mente delle parole di mister Pellegrini Francesco, un grande, che mi ha detto: Tiziano,
tu sei adatto anche a allenare quella fascia. E perciò quando si allenano gli allievi e i juniores è più un lavoro tattico-fisico, invece con i piccoli devi anche insegnargli tantissime cose. Tante soddisfazioni, la tecnica, e ho avuto vederli crescere. Perché... E ho avuto delle bellissime soddisfazioni. Ho avuto la fortuna di allenare degli esordienti selezionati alla Feralpi Salò. Ho fatto delle bellissime esperienze giocando contro Inter, Milan, Juve, Barcellona. Sono state delle bellissime cose, delle bellissime esperienze. Perfetto. Senta, il nostro tempo purtroppo è tiranno, sì. L'ascolterei parlare fino a domani, veramente, perché a lei ha tanto da raccontare. Però come consuetudine ai nostri ospiti lasciamo un ricordo della loro partecipazione. La prego di mettere la mascherina perché dobbiamo avvicinarci un attimo. Le regalo la maglia della prima squadra, che sia di buon auspicio per tutto il proseguimento della sua carriera. Grazie, sono uno dei tifosi della Desenzano Calvina, me la guardo sempre tutte le domeniche, a costo tante volte di rinunciare alla passeggiata con la moglie, spero che ottengano i risultati che hanno in mente da portare. E raggiungere l'obiettivo. Amici, grazie per la vostra attenzione anche oggi sul nostro canale web Desenzano Calvina. Mister Vezzole, le lascio un ultimo spazio per aggiungere qualcosa che non abbiamo detto, se vuole fare dei saluti. Saluto tutti i dirigenti, i responsabili, la mia famiglia, i miei figli e grazie di tutto. Grazie ancora a Mister Vezzole, grazie a voi amici del calcio Desenzano Calvina per il vostro seguito, grazie a tutti i nostri seguaci di Facebook, Instagram e della nostra web TV. E vi ricordo che le nostre interviste continueranno. Il nostro prossimo appuntamento sarà infatti con un altro protagonista del calcio di Desenzano Calvina.